Buongiorno a tutti! Anzi, buonasera perché è sera. Bene, questa mia fantastica acconciatura è la nuova acconciatura del 2018. No, non è vero. Assolutamente, volevo semplicemente approfittare di questo tempo libero che ho a disposizione perché quando mi faccio i capelli, quando mi strucco, quando mi trucco. Per me è il mio tempo, quindi mi guardo i video, Instagram, Facebook e quindi mi piace, mi coccolo in compagnia dei miei social e ho detto: ma perché no? Facciamo un video bla bla bla, come viene comunemente nominato qui su YouTube. La mia faccia sicuramente vi farà spaventare, vero? Eppure questa è la mia faccia, senza trucco e senza inganno. Bando alle ciance, allora ho fatto il mio fantastico shampoo perché ormai i miei capelli non ne potevano più e adesso vado a passarmi la mia piastra fantastica della GHD, piastra alla ceramica o di ceramica? Vabbè, comunque, piastra acquistata 16 anni fa, no, credo anche molto di più, perché queste furono le prime piastre GHD. E l'unico difetto che mi ha fatto, per cui l'ho portata semplicemente a riparare e quindi ancora non è stata sostituita da altre piastre, per sua fortuna e per mia fortuna, perché comunque significa andare a spendere altri soldi, l'unico difetto che mi ha portato è stato cambiare la spina. Quindi magari faceva contatto sia da questa parte che dalla parte appunto della spina e quindi non si accendeva e non si riscaldava. Quindi l'unica cosa che mi sono limitata a fare è stata quella di fargli cambiare la spina. Dico, parliamo di 160 euro. Quindi proprio di tanti anni fa, adesso veramente, ma forse 15 anni fa sicuro. 15 anni fa sicuro. Perché parliamo proprio delle prime piastre GHD. Fa pure un rumorino. Tira, tira, tira proprio della serie basta, non ce la faccio più, non voglio parlare assai, ma spero che non mi abbandoni entro quest'anno. Niente che dire, io sono sempre qua, non ho fatto, diciamo, dei video, diciamo quelli più importanti, perché comunque sì, mi è mancato il tempo, ma non mi va di fare video tanto per farli, ecco, tanto perché devo stare su YouTube, ecco, che sia ben chiaro, lo dico anche alle mie nuove iscritte, anzi che ringrazio, ho avuto altre iscrizioni, altre ragazze mi hanno fatto i complimenti, io le saluto veramente tantissimo, proprio parlo delle ultime arrivate che hanno scoperto il mio canale e hanno deciso di iscriversi. Ecco, che sia chiaro, io non faccio video perché devo stare su YouTube o perché magari devo monetizzare. No, assolutamente, io preferisco pochi video ma buoni. Oggi, per esempio, avrei dovuto farne uno molto importante, molto bello, bello, interessante, insomma, che sicuramente voglio girare domani e magari anche domani o dopodomani lo facciamo uscire, perché no? Solo che la luce che c'era non mi piaceva proprio, cioè proprio mi dava un viso scuro, insomma, non era proprio giornata. Quindi ho detto, rimandiamo a domani nella speranza appunto che la luce sia migliore, ma è un video che devo assolutamente fare. Quindi, ragazzi e ragazze,
Io non sarò così frequente, dico, spero sempre quei ogni 4 giorni, insomma, di fare quel video, ma che sia un video veramente di qualità, non un video tanto per, ecco, questo assolutamente no. Insomma, stanno reggendo bene. Da quando ho fatto anche questo taglio scalato, che ho piacevolmente scoperto stare bene proprio su di me, fare la piega mi è molto più semplice e credo che mi stia, è diciamo un taglio molto più appropriato su di me. Insomma, io ero una che tentavo di farmi crescere i capelli in maniera normale, quindi capello retto, ma non tendevano a crescere bene perché, non lo so, sarà che io ho la tendenza ad avere tantissimi capelli. Facciamo la parte dietro. Sarà che io ho la tendenza ad avere tantissimi alla Malgioglio, tantissimi capelli, ma non crescevano bene, quindi arrivato a un certo punto, zac, li tagliavo, ho detto no, non mi stanno bene, non mi ci vedevo bene. Invece, da quando ho cambiato parrucchieria, da circa un anno e mezzo, questo parrucchiere mi ha fatto di testa sua questo taglio scalato e mi sta piacendo veramente tanto. Mi sta piacendo veramente tanto. Poi basta che compro comunque degli shampoo alla cheratina oppure il mio Sunsilk, che chi mi conosce da tempo, chi segue il mio canale da tanto tempo, sa che il Sunsilk, quello per capelli lisci, è il mio shampoo preferito. Quindi un po' di questo shampoo, un poco di balsamo o maschera per capelli. E anche un po' di olietto di argan o un po' di olio di un po' di semi di lino. Il capello, come potete vedere, è abbastanza liscio, dico, ed è un capello crespo, cioè non crespo, aiuto! Come perdere l'equilibrio. Parliamo di una che ha un capello mosso, non crespo, mosso, che da tanti anni fa piega o spazzola e fono o piastra, e che quindi basta veramente 5 minuti, 10 minuti, insomma i capelli sono quasi, quasi, quasi perfetti. E poi comunque questo è una parentesi che io mi dedico perché mi piace, ecco, quindi mi coccolo, è una coccola gratuita che mi concedo e che mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. E niente, che dire, poi altre novità che dire, insomma. Niente, vogliamo parlare di pelle? No, non parliamo di pelle perché comunque non ho niente da dire. Vogliamo parlare di dieta? Ma assolutamente no, perché questo è un anno no. Sto facendo ancora degli esami. Mi vedo assolutamente gonfia. Sono abbastanza ata e niente, quasi no, rassegnata no, però veramente, visto che io ho dei piccoli problemini di salute da risolvere, volevo capire bene, appena risolvo questi problemini, se è il caso di cominciare un'attività fisica, perché fare la dieta, o che mangi bene, che mangi leggero, il risultato è sempre lo stesso, quindi non capisco se è un problema anche di tiroide, a parte un altro problema che io ho dell'insulino resistenza, ma credo che anche un fattore tiroideo non mi aiuti per niente.
Ma comunque, chiudiamo questa drammatica parentesi, perché è soltanto una parentesi drammatica, una parentesi veramente drammatica. Che dire? Poi abbiamo, a proposito di video, abbiamo il video quello delle domande. Perché vi ho fatto delle domande, vi ho chiesto di farmi delle domande in un video, Ask Gladys 78. Ah, mi sono bruciato. È soltanto in pochissimi 3-4 persone che mi hanno seguito, mi hanno risposto e mi hanno fatto delle domande. Dico anche su Instagram. Forse credo di avervelo chiesto, ma nessuno mi ha cagato. Ragazzi, non sono contenta che vi fate gli affari vostri. Comunque, risponderò lo stesso a queste 3-4 persone, o magari chiunque in questo momento sta guardando questo video, magari vuole farmi qualche altra, beh, qualche altra domanda. Sono felicissima di rispondere. Credo che qua abbiamo finito questo lato, vero? No, abbiamo questo un altro ciuffo di qua. Poi, un'altra cosa che volevo assolutamente chiedervi è questa. Però questa, ragazzi, se mi volete bene, dovete assolutamente farlo. Spero che la luce non inganni. Allora, ragazzi, sono cambiate le regole di monetizzazione di YouTube. Se ne parla tanto in questo periodo, si parla di nuove regole qui su YouTube. Io spero di non essere intaccata, ma credo proprio di no, perché comunque ho superato, dico da un po', i 1000 iscritti e poi YouTube non mi ha mandato nessuna mail. Quindi, perché comunque io già sono a più di 2000 iscritti, dico, non è un canale grandissimo, però forse sono stata salvata. Però io vi chiedo gentilmente di salvare un canale, perché entro, no, forse dopo il 20 febbraio YouTube toglierà la monetizzazione ad alcuni canali, appunto a quei canali che non hanno raggiunto i 1000 iscritti e che non hanno, credo, le 4.000 visualizzazioni annuali. Non ne sono sicura. Se addirittura parla di minuti, non ricordo questa clausola, però ricordo perfettamente che era specificato per quei canali che non hanno raggiunto appunto i 1000 iscritti. Allora, io vi chiedo gentilmente, tra un ciuffo e l'altro, di andare a salvare, anche se è una mia iniziativa, attenzione, perché è un amico, è una persona amica che ho avuto il piacere di conoscere a Roma l'anno scorso. È una persona che merita di crescere nel suo canale perché è un ragazzo intelligente, divertentissimo, piacevolissimo da ascoltare, comico, è un ragazzo dalle tantissime qualità. Ma me ne avete sentito parlare sempre, ragazzi. Parliamo di Luca, il canale di Luca non esiste. Vediamo di fargli raggiungere questi 1000 iscritti. Io ho parlato anche con la mia amica Ombretta, la quale si è subito, movimentata per lui. Insomma, nel nostro piccolo, lei, insomma, è, diciamo, il gigante, di per sé, insomma, di YouTube. Quindi lei sicuramente farebbe molto di più. Io, insomma, nel mio piccolo, anch'io voglio dare un contributo, alla crescita del canale di Luca, perché, ripeto, non sono tanto d'accordo con le regole di YouTube, perché, ci sono veramente dei canali che
meritano veramente di crescere, anche se sono piccoli, perché insomma all'interno c'è sempre un impegno, c'è sempre una, c'è sempre amore, c'è sempre dedizione, c'è sempre insomma un lavoro. Quindi andare a penalizzare, tra virgolette, questi canali, insomma, non lo trovo assolutamente, non lo trovo giusto, magari per altri sì, per altri no. Ecco, in questo caso per il canale di Luca veramente ci sono rimasta molto molto male. Quindi vi chiedo, ripeto, tra un ciuffo e l'altro, di andare a vedere il canale di Luca, che se vi piace la tipologia di video che fa Luca, iscrivetevi perché non ve ne pentite. Luca è un grande personaggio, una grande persona. Se avete veramente fiducia in me, vi assicuro che è una persona fantastica che ho avuto il piacere di conoscere. E niente, io ho quasi finito. Alla fine metterò semplicemente qualche goccia di olio di argan, il mio preferito, quello di Avon, che appunto chi mi conosce sa che lo uso e mi trovo veramente molto molto bene. Questo qua non mi piace come è venuto. Rimane il dilemma a quest'ora di cosa cucinare. Sicuramente farò una mega insalata. Una mega insalata, tanta tanta frutta. Poi ho una sete in questo periodo pazzesca, pazzesca. Cioè, neanche se fossimo a luglio con 40 gradi. Cioè, oddio, non che qui ci sia stato l'inverno, ragazzi, perché qui d'inverno proprio niente. Io quest'anno non ho messo neanche un pigiama in pelle. Uno non l'ho messo, solo cotone. Incredibile. Cioè, addirittura non sopporto più le mie ciabatte, quelle tipo stile UGG, no? Questi stivali di pelo, non li sopporto. Cioè, metto le ciabatte a piedi scalzi, cioè a piedi nudi. Guarda, cioè, io ora sto, guardate, guarda, sto col piede nudo, non sopporto, non, e non ho termosifoni. Cioè, ragazzi, qua è desiderare tanto il freddo, ma si può? Io non lo so se è una cosa normale. Desiderare il freddo, la neve, la pioggia. Vabbè, questo dico è risaputo perché appunto chi mi conosce lo sa. Nonostante dico io siciliana, palermitana, abbiamo il mare, amiamo il mare, eccetera, ma io sono desiderosa del freddo. Non lo so, dobbiamo fare un rito voodoo, una preghiera, non so a quale dio greco, di quale al di là, non lo so. Cioè, non... Poi anche perché so che ci sono anche problemi di... Questo seriamente, ci sono problemi in Sicilia di acqua. Abbiamo il lago di Piana degli Albanesi quasi completamente asciutto. Cioè, ragazzi, qua se non piove siamo tutti nella bip bip più assoluta. E sono fonti importanti, non soltanto il lago di Piana degli Albanesi, ma anche altre riserve, insomma, di acqua sono veramente, stanno scarseggiando e la cosa è davvero, davvero, davvero grave. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio per la compagnia, spero anch'io di avervi fatto tanta tanta compagnia. E niente, ci rivediamo sicuramente domani o dopodomani con un bellissimo video, novità sui detersivi, perché so che vi piacciono questi video e anche a me mi piacciono da morire. Vi mando un grosso bacio e niente, grazie per la compagnia. Mi raccomando, se vi piace il canale, iscrivetevi al canale di Luca e anche chi mi sta guardando in questo momento e dice: ma questa chi è? Iscrivetevi anche al mio. Ciao!